È gradito ospite nel nostro studio televisivo qui a Palazzo Cesaroni il difensore civico della regione Umbria, Marcello Pecorari, che torna dopo avere preso parte ad un'iniziativa molto importante che riguarda la difesa civica dei cittadini, questa volta però a livello internazionale, perché a Roma c'è stata una conferenza internazionale, mondiale, visto il numero dei paesi che vi hanno preso parte, proprio sul ruolo, su questo ruolo, sul ruolo del difensore civico nel mondo. Nella precedente trasmissione con l'avvocato Pecorari abbiamo discusso qual è il ruolo del difensore civico nella regione Umbria. Qui è un discorso appunto che riguarda Certo. il mondo, quindi che cosa è stato detto e quanti paesi anche erano presenti a questo incontro di Roma? Innanzitutto grazie dell'invito e della possibilità di spiegare ai nostri cittadini quello che è avvenuto a Roma. Si è trattata della prima conferenza internazionale svoltasi in Italia dei difensori civici. Vi erano circa 90 nazioni, oltre 80 difensori civici, più di 300 persone riunite tutte insieme in Parlamento per discutere di tutela dei diritti civili. Si sono tenuti vari tavoli nei quali si è affrontato il problema dei migranti, il problema della digitalizzazione rispetto soprattutto alle persone svantaggiate che hanno una difficoltà di accesso agli strumenti informatici. Sono state sollevate questioni attinenti alla pace nel mondo, soprattutto in considerazione della situazione particolare che stiamo vivendo. E tutto questo è stato molto interessante perché ha consentito uno scambio culturale e anche di idee molto ravvicinato con paesi diversissimi tra di loro, quanto a tradizioni giuridiche e modalità di affrontare la tutela dei diritti umani. La situazione certa però è che ovviamente la tutela dei diritti delle persone deve essere alla base di ogni ordinamento, per cui non possono essere accolte normative, prese di posizioni contrarie alla tutela dei diritti delle persone. Avvocato Pecorari, difensore civico della Regione Umbria, ma anche vicepresidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici. Lei ha coordinato in particolare in questi 2 giorni di incontri un tavolo sul diritto alla salute, che è strettamente connesso quindi con l'attività del difensore civico. Certo, se mi permette 2 parole preliminari sul coordinamento nazionale dei difensori Certo. civici. In assenza di un difensore civico nazionale, perché l'Italia non ha un difensore civico nazionale, questo ruolo viene svolto dal coordinamento nazionale dei difensori civici, di cui faccio parte in qualità di vicepresidente, che appunto affronta le tematiche più importanti per la difesa civile, dando un orientamento comune ai vari difensori regionali. Importantissimo ciò che mi ha chiesto però per la tutela del diritto alla salute. Come ha ricordato, ho presieduto il tavolo proprio relativo a questo argomento, cioè la tutela della salute. E il ruolo del difensore civico in questo caso potrebbe essere molto rilevante, perché la legge Balducci-Gelli riconosce la possibilità ai consigli regionali di attribuire al difensore civico il ruolo di garante del diritto alla salute. Diverse regioni l'hanno già fatto e io in occasione del convegno ho rivolto un invito diretto al presidente del coordinamento delle assemblee legislative regionali a far sì che anche le regioni che ancora non hanno adottato questo provvedimento facciano in modo che al difensore civico sia data questa ulteriore funzione che sarebbe molto importante per la tutela dei cittadini e del loro diritto alla salute. Una curiosità, avvocato, lei ha preso parte a questo tavolo con i difensori civici, all'estero si chiamano ombudsman, di Spagna, Italia, Ucraina, Bulgaria e Algeria, ma vedo paesi incredibili, Trinidad, Tobago, paesi africani, cioè in tutto il mondo comunque c'è una figura di questo genere. Sì, è molto diffusa la presenza di difensori civici nazionali, abbiamo detto che in Italia purtroppo non c'è, e anche locali. Per esempio in Spagna esiste il Defensor del Pueblo che ha un ruolo generale, ma poi le singole regioni, l'Aragona o altre, hanno dei loro difensori civici locali.
effettivamente vi erano anche nazioni nei quali la tutela dei diritti umani potrebbe essere migliorata, però erano rappresentate a loro volta da un difensore civico nazionale, e questo ci dà speranza che le situazioni possano migliorare ovunque. Direi. Certo. Non bisogna mai dare per scontato che il pubblico capisca subito di che ambito stiamo parlando, quindi prima di congedarla, avvocato, torniamo anche a noi, alla Regione Umbria, al suo ufficio qui. Le ultime notizie, c'è sempre affluenza, cioè le persone si rivolgono a lei? Ricordiamo che la Regione ha previsto questo servizio che è assolutamente gratuito a favore della cittadinanza, quindi c'è un avvocato che si occupa di diritti dei cittadini. Come sta andando la sua attività? Ricordiamo preliminarmente che il difensore civico tutela i cittadini da abusi, ritardi, inefficienze della regione, ove vi siano ovviamente, e quindi è competente per tutte le materie regionali. L'affluenza è decisamente alta e in costante crescita. Abbiamo un'affluenza soprattutto di un'utenza debole, quindi persone che non sanno a chi altro rivolgersi, che non hanno la competenza per individuare subito gli uffici a cui far riferimento. Quindi il compito dell'ufficio del difensore civico è anche quello di orientare le persone, quindi molti contatti sono informali. Una cosa verifico, che purtroppo nel tema dell'accesso agli atti, cioè della possibilità del cittadino di ottenere dall'amministrazione documentazione che la riguardano, ancora le pubbliche amministrazioni fanno fatica a capire che il diritto d'accesso è un diritto riconosciuto in via generale ai cittadini, e che il mancato riconoscimento del diritto d'accesso costituisce un caso eccezionale, non opponibile al cittadino se non in ipotesi che gli amministratori conoscono. Quindi un invito alla massima trasparenza a tutte le amministrazioni rispetto anche ai documenti dei cittadini che detengono. Siamo ancora lontani, avvocato, dalla vera digitalizzazione di tutto il paese, perché se c'è difficoltà di accesso agli atti del cittadino, ma c'è difficoltà anche dei nostri uffici nell'accesso agli atti verso altri uffici, quindi la nostra tessera sanitaria, la card elettronica, la nostra tessera digitale, ne parliamo da molti anni, ma evidentemente è un problema grosso da risolvere. Purtroppo non ci siamo ancora. Non ci siamo. Le ho detto che è stato motivo di discussione in un tavolo apposito quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione. È una grande difficoltà, soprattutto per le persone anziane, per i malati, per le persone con una ridotta capacità di accesso economico, sociale o anche culturale ai mezzi tecnologici. E questo costituisce una sorta di analfabetismo nuovo per queste persone, che le esclude dalla possibilità di usufruire di alcuni servizi e le mette in seria difficoltà. Non sa quanti anziani noi dobbiamo orientare e aiutare su cose teoricamente semplici, ma che per loro non lo sono, tipo lo SPID o l'identità digitale. Quindi è un invito a tutte le amministrazioni a essere vicine, a comprendere le difficoltà degli utenti in questa situazione. Vista la sua vicinanza ai cittadini, avvocato, la regia ha provveduto a mandare il numero di telefono da chiamare, a chi rivolgersi, qualora interessati, qualora ce ne sia la necessità, e io penso che tante persone possono avere bisogno del suo operato. La ringrazio per le notizie che ci porta da Roma, Camera dei Deputati, questo convegno internazionale molto importante, e la invito naturalmente a continuare come sempre questo suo importantissimo ruolo all'interno della Regione Umbria. Grazie, buongiorno.